Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, passatemi il termine, ma che palle! Prima, quando il regolamento dei nostri droni era molto più semplice, quindi bastava rispettare le regole di volo, ma dal punto di vista burocratico potevamo fare quello che volevamo, nel senso non eravamo obbligati a registrare niente, non dovevamo fare corsi, non dovevamo fare niente. In quella situazione esisteva praticamente solo DJI, diciamo, nei droni interessanti. Adesso che è diventato un incubo avere un drone e bisogna registrare il drone e bisogna avere l'assicurazione e bisogna fare i corsi e bisognerà avere un trasponder, cioè adesso che c'è tutto questo casino esagerato per poter pilotare un drone e soprattutto possedere un drone, cosa succede? Piovono droni a mazzi, cioè adesso veramente i droni interessanti stanno diventando davvero tanti. Dopo DJI, dopo Parrot e dopo Autelivo hanno iniziato adesso ad arrivare veramente tantissimi droni interessanti. Skydio 2 da parte di Skydio, poi è arrivato Apsan con il suo Zino, adesso lo Zino 2, poi è arrivato Fimi con il suo Fimi X8 e adesso arriva un altro nuovo drone super interessante e super particolare, anzi io direi super innovativo. Un drone della 00 Robotics, un marchio che magari non tutti conoscono, ma per intenderci il marchio che aveva fatto l'Over Passport e l'Over 2. Adesso ve li faccio vedere giusto per farvi ricordare di cosa sto parlando. Allora, se noi andiamo nel sito 00 Robotics, se noi andiamo qua sotto, vedete prodotti, l'Over Camera Passport, che era questo. Ok, un drone con caratteristiche diciamo interessanti perché era richiudibile, era completamente protetto dal punto di vista delle eliche, un drone particolare, non aveva un gimbal, registrava in 4K, però molto costoso per avere caratteristiche diciamo non esaltanti, era solo particolare per appunto per la sua praticità e portabilità. Poi dopo cos'è successo? Che sempre 00 Robotics aveva presentato l'Over 2, di cui avevo fatto anche un video, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede. Praticamente un drone anche qua richiudibile, cioè completamente richiudibile, tutto protetto anche questo, super interessante, però è finito nel niente, nel senso che mentre il primo comunque è sul mercato, lo si trova ancora negli store cinesi, questo è finito nel nulla. Infatti se noi andiamo su order ci fa ordinare il nuovo V-Copter, cioè il nuovo drone della 00 Robotics, quello che andremo a vedere tra poco. Quindi non so se la 00 Robotics ha cambiato diciamo strategia di mercato abbandonando l'Over 2, perché comunque era un drone sì con caratteristiche super interessanti perché era richiudibile, poi c'era questo radar che saliva e analizzava diciamo intorno a lui a 360 gradi, aveva un gimbal su due assi, però molto particolare, ma con un prezzo anche abbastanza importante, mi sembra intorno agli 800 euro 900 euro, cioè costoso, anche lì era prenotabile, però non è mai arrivato. Adesso invece la 00 Robotics ci presenta questo fantastico drone, soprattutto perché anche questo è super innovativo, come se il loro obiettivo di mercato è comunque creare droni innovativi che diciamo escano da quello che è lo standard dei droni, e qua sono usciti veramente di brutto dallo standard perché hanno prodotto un drone ragazzi con solo due bracci e quindi due motori, due eliche. Noi siamo abituati a vedere i nostri droni con quattro bracci, quattro eliche, almeno quattro, poi ci sono anche con sei. Questi invece ne hanno messi solo due, e ovviamente per fare andare il drone avanti, indietro, quindi pilotare il drone, questi motori che sono fissati ai bracci hanno due servicomandi che ruotano e quindi fanno inclinare le eliche e quindi fanno muovere il drone avanti, indietro e lateralmente. Ma la cosa veramente impressionante ragazzi è che facendo questa operazione, cioè andando a togliere due bracci, lasciando solo due motori, quindi diminuendo il consumo diciamo di energia, questo drone viene dichiarato per 50 minuti di volo, cioè una roba pazzesca. Cioè adesso stiamo qua che siamo arrivati intorno ai 30, 31, 33, cioè c'è chi scrive 35, cioè ma diciamo siamo intorno ai 30 minuti stando larghi.
questi sono arrivati a 50 minuti. Ovviamente tutto è dovuto al fatto di avere due motori in meno, quindi un consumo diciamo molto minore della batteria, e poi per il resto un drone interessantissimo, perché ovviamente quando è chiuso è super trasportabile, come un drone come un Fimix 8, come un Apsanzino, come un Autelivo, come un DJI Mavic Pro 2. Per intenderci, le dimensioni sono più o meno quelle, perché il peso è di 700 e qualcosa grammi. Adesso poi andiamo a vedere le caratteristiche bene, ma prima di entrare nel dettaglio ancora, ragazzi, guardiamo il video, perché secondo me è spettacolare. Cioè, veramente, dal punto di vista tecnologico e dell'innovazione, pazzesco, eh? Vedete i motori che ruotano sul braccio. Cioè, veramente eccezionale. Anche dal punto di vista della rumorosità, in teoria dovrebbe essere anche un poco rumoroso, perché con due motori in meno anche il rumore dovrebbe essere molto molto minore. Ovviamente qua adesso ci fa vedere quanto è bello, perché ragazzi è spettacolare. Cioè, dal punto di vista della creatività, questi qua si sono dati proprio alla pazza gioia. 7 km di trasmissione in HD, ovviamente in FCC, perché 7 km non sono in CE. Davanti a due sensori che rilevano solo anteriormente, però sono della concezione, diciamo, tipo Scadio 2, dovrebbero rilevare in tempo reale e quindi dargli una velocità di spostamento dagli ostacoli veramente veloce. Dal punto di vista della fotocamera abbiamo, vedete, tre assi, quindi una fotocamera stabilizzata su tre assi meccanici, 4K 30 fps, e un sensore da 12 megapixel, quindi veramente anche dal punto di vista della fotocamera niente da dire. Andiamo nelle specifiche. Ecco, allora, il peso, come vi dicevo, era attorno ai 700 grammi, infatti 730 grammi, la frequenza su cui opera è 2,4 GHz, 50 minuti di volo, che veramente, ragazzi, questa cosa è pazzesca. Cioè, veramente farebbe fare un salto in avanti al mondo dei droni quasi 3 anni in un colpo solo, perché adesso stiamo andando avanti di circa 2-3 minuti all'anno, e questi fanno andare avanti di più, forse anche di un 5 anni in un botto solo dal punto di vista delle batterie. Cioè, veramente incredibile. Poi ha una memoria interna da 8 giga, espandibile fino a 256, qua, come vi dicevo prima, una stabilizzazione su tre assi meccanici. Poi la possibilità di diciamo schivare gli ostacoli in maniera super veloce, nel senso un po' tipo Skydio 2, se si va a una velocità di 7 metri al secondo. Però questo, poi la camera, vedete, 12 megapixel con le varie risoluzioni in 4K e a 30 fps, in 2,7K fino a 60 fps, e poi via salire. Le foto, come vedete, sono in JPEG o anche in RAW e DNG, quindi modificabili al massimo o correggibili al massimo. Poi abbiamo, vabbè, qua il radiocomando, che pesa 329 grammi e ha una batteria che dura 2 ore e mezzo. E poi, vabbè, basta, le caratteristiche dal punto di vista tecnico sono finite. E l'altra cosa interessante è che è possibile ordinarlo, o meglio, è possibile prenotarlo. Se noi andiamo qua, abbiamo 10 giorni, 12 ore per prenotarlo a questo prezzo, $699. Ok, quindi basterebbe fare checkout. E possiamo andare anche tramite PayPal a versare una caparra di 100 euro, e poi gli ordini saranno spediti, se noi andiamo a guardare, vedete qua sotto, da febbraio 2020. Il controller è lo stesso che era stato presentato per l'Over 2, però, come vi dicevo prima, l'Over 2 non è mai uscito. Non vorrei che qua succeda la stessa cosa, perché anche l'Over 2 era prenotabile con 100 euro, ma dove è finito? Boh, non c'è neanche più, cioè non si può neanche più prenotare. Non so, a meno che poi esca dopo di questo, non lo so, o hanno abbandonato il progetto perché magari hanno capito o hanno valutato che non avrebbe avuto un futuro e si sono lanciati su una cosa veramente innovativa. Questo di sicuro, se funziona e vola bene, ha sicuramente un futuro, perché è già avanti 5 anni nelle batterie, è avanti dal punto di vista tecnologico, nel senso di avere solo due motori, cioè veramente avanti e avanti, quello è fuori discussione. Speriamo solo che sia veramente disponibile da febbraio, cioè che le spedizioni inizino veramente a febbraio 2020, non siano solo chiacchiere. Quindi, ragazzi, sicuramente un drone pazzesco, un drone che diventerà un altro punto di riferimento dal punto di vista sicuramente delle batterie, come Skydio 2 è diventato dal punto di vista dei sensori di anticollisione. Cioè, adesso veramente stanno arrivando un sacco di droni che, o per prezzo o per caratteristiche, cioè veramente ci danno una
un'ampia scelta su quale acquistare e quale diciamo si addice di più a quello che noi cerchiamo in un drone per fare riprese video di altissima qualità. Il problema rimane sempre sto cavolo di regolamento europeo che sta arrivando e che veramente ci fa passare la voglia a tanti di usare i droni, ma alle aziende gli fa venire voglia di produrre sempre più droni. Cioè, prima noi producevano praticamente niente di droni di questi livelli, erano solo o droni scarsi o DJI. Adesso cosa abbiamo? Adesso abbiamo meno gente che li acquista e queste aziende che fanno palate di droni spettacolo. Quindi ragazzi, staremo a vedere come va, vedremo se questo drone arriva veramente sul mercato, speriamo di sì, perché è talmente innovativo che sarebbe un'altra svolta per il nostro amatissimo mondo dei droni, non solo una svolta nei regolamenti ma anche una svolta dal punto di vista proprio dei nostri amatissimi droni. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie prime impressioni, le mie considerazioni su questo fantastico drone della Zero Zero Robotics, il VCopter, un drone secondo me futuristico, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial. Ciao!